Ok, allora buonasera a tutti, io sono Albano Battistella, nuovo membro del LUG Vicenza, grazie a Bruno Zaupa che mi ha precettato in precedenza. Sono molto contento di far parte di questo bellissimo gruppo, molto professionale, e questa sera praticamente vi ho portato Zori OS. Che cos'è Zori OS? Zori OS è una distribuzione che si basa principalmente su GNOME Environment con la doc bar praticamente AWN, praticamente che simula tutti gli effetti praticamente del classico Windows. Perché io ho taroccato volutamente questo wallpaper dietro le vostre spalle? Sicuramente voi chiaramente mi direte, ma siamo su Linux. È giusto per farvi vedere come si avvicina praticamente all'impostazione Windows classico, Windows 7 in questo caso, e vedremo dopo tutte le impostazioni dal menu praticamente che è simile a Windows 7. Questa distribuzione serve per avvicinare i neofiti praticamente che utilizzano Windows e per far sì che questo passaggio sia graduale tra la macchina Windows, chi usa il classico Windows e piano piano si avvicini a Linux. Questa secondo me è stata una distribuzione azzeccata perché non, diciamo, l'utente riesce subito a vedere quali sono tutti i vari comandi che sono simili all'impostazione classica di Windows. E dopodiché praticamente il sistema è molto leggero e praticamente si trovano tutti i vari comandi al posto giusto dove praticamente ritiene praticamente Windows. E ci sono quattro versioni che sono state fatte, c'è una Lite a 32 bit, c'è una distribuzione a 64, c'è una versione Educational a 32 e 64 bit. E poi ci sono altre due versioni, una versione Ultimate e una versione Business che praticamente viene praticamente, diciamo, c'è una donazione da fare di 8 dollari, che all'interno queste distribuzioni sono fatte per la pubblica amministrazione, cioè contengono tutto il software, praticamente gestionali, CAD, praticamente è una versione full, praticamente completa di tutti i software. Oggi vedremo, per quanto mi interessa, la parte educational, quindi tutto il software praticamente che è stato inserito all'interno di questa distribuzione. Bene, la cosa che mi ha dato, dopo aver installato moltissime distribuzioni, appunto per testare quale sarebbe stata la migliore per la scuola, e principalmente la scuola primaria e secondaria, è stata diciamo, non solo la leggerezza del sistema, che per esempio con Ubuntu classico non avrei potuto installare nelle vecchie macchine obsolete che abbiamo recuperato praticamente all'interno di questa nostra scuola media, ma la possibilità di configurare diverse interfacce grafiche in un clic senza poi riuscire a fare il logout e il login nuovamente, come succede per Ubuntu, che io ho le mie classiche interfacce, esco, ho per esempio la versione Openbox, ho la versione con Compiz, ho la versione, quindi ogni volta devo fare questo logout e rientrare nuovamente per avere questa nuova interfaccia, questa nuova riconfigurazione. Invece con Zori praticamente abbiamo un comando che si chiama look changer e automaticamente mi si apre questa schermata e io ho praticamente tre già configurazioni installate di default. Qui per esempio ne troviamo tre, ma nella Business e nella Ultimate ce ne abbiamo sei. Praticamente andando a vedere questa diciamo, configurazione, eccolo qui, noi adesso di default siamo su Windows 7, in questo caso abbiamo la configurazione, andiamo a vederla. Abbiamo, come vedete, simile a quella di Windows 7. Se io voglio andare a farmi praticamente cambiare la configurazione, andiamo sull'XP, clicco praticamente sulla parte XP e dovrebbe praticamente cambiarmi. Eccola qui. Quindi praticamente io la barra praticamente mi sta praticamente cambiando su Windows XP. Eccola qui.
Quindi se vedete la barra è completamente cambiata, le impostazioni sono leggermente cambiate e quindi abbiamo queste impostazioni. Se invece vogliamo la classica configurazione di GNOME, praticamente aspettiamo un attimo e praticamente lui mi configura, eccolo qui, abbiamo la classica impostazione di GNOME. Adesso con la nuova distribuzione 16.04 ho chiesto a Zorin, praticamente Artyom Zorin che è l'ideatore di questa interfaccia, di poter implementare le altre tre. Quali sono le altre tre? Le altre tre sono Unity, che non è classico Unity ma è su base GNOME, quindi è molto più leggero, non è classico diciamo desktop Unity, macOS, quindi viene continuamente rifatta, e adesso implementeremo la nuova distribuzione praticamente Windows 10. Quindi avremo una distribuzione con un desktop praticamente simile a Windows 10. Perché nella precedente avevamo Windows 2000. Windows 2000 ormai è sorpassato e viene usata praticamente per la Lite. Quindi per la Lite classica verrà continuamente usata la versione di praticamente di Windows 2000. Invece sulle nuove distribuzioni ho chiesto, stiamo lavorando insieme per adattare alla diciamo, nuova distribuzione a Windows 10. Quindi si avvicinerà, i nuovi utenti si avvicineranno chi ha Windows 10, quindi alla nuova distribuzione. Quindi, facendo questo lavoro di, nella scuola, praticamente abbiamo fatto queste prove e i professori, devo dire, che hanno risposto molto bene, perché mettendo wallpaper di Windows e cambiando anche qualche icona nel momento no, simile a quella di Windows, praticamente non si sono accorti che praticamente il sistema era Linux, ma loro utilizzavano in questo caso il sistema Zori OS senza sapere che praticamente il sistema era Linux. Quando poi abbiamo detto che il sistema era Linux, non ci volevano credere. Ma praticamente quando è che se ne accorgevano? Quando aprivano il classico Word, che io ho riconfigurato con la parola Word, e usciva LibreOffice, allora lì praticamente le cose cambiavano, perché dicevano, ah ma come, questo non è Office? Certo, è LibreOffice. Però devo dire che in un paio di mesi siamo riusciti a far cambiare idea e pronti a installare praticamente su tutta la scuola all'incirca 60 distribuzioni di Zori. Quindi questo look change praticamente, che è molto importante, in modo che io non devo riuscire o devo andare praticamente, l'insegnante non deve andarsi a cercare comandi strani, riesco a riconfigurarmi il desktop a mio piacimento, nel senso che se io ho un macOS a casa con la distribuzione, per esempio con le 6 interfacce, io in un click mi riconfiguro praticamente tutto il desktop, quindi è una versione versatile e quindi io posso praticamente andarci poi a lavorare. Questa doc bar è molto personalizzabile, perché posso praticamente crearmi qualsiasi doc a mio piacimento, quindi posso andarmi a aggiungere il programma, posso andarlo a togliere, quindi è anche molto leggera e anche molto versatile in questo caso. Abbiamo fatto delle prove con tutti i programmi anche educativi, e infatti qui abbiamo anche il professor Longo che questa sera è venuto appunto anche portare la sua esperienza in questo caso di questa mia distribuzione, e abbiamo notato che ci sono stati veramente dei grossi miglioramenti anche negli studenti, e nel caso di per quanto riguarda la comunicazione aumentativa alternativa, installando dei software appunto particolari che sicuramente si trovano tranquillamente liberi, però una volta che diciamo viene installato il sistema, poi ci sono delle migliorie che si andranno a fare, che una volta che abbiamo installato il sistema, poi con il professor Longo abbiamo fatto delle migliorie interne anche per velocizzare il sistema stesso. Attualmente diciamo è la, secondo il mio punto di vista, è la distribuzione che meglio si sposa praticamente sia per la pubblica amministrazione e sia per l'ambito scolastico, perché non solo si avvicina all'ambiente Windows classico, che chi era abituato prima ad usare Windows continua ad usare l'interfaccia, tra virgolette, simile a Windows, senza perdere poi quei comandi, quelle conoscenze che prima aveva. Chiaramente poi, mano a mano che si va avanti, si cercherà sempre di più di migliorare questo sistema e
In tal senso, ecco, con Artium Zorin stiamo lavorando per questa nuova distribuzione che uscirà ad agosto, quindi vi preannuncio che uscirà ad agosto, basato sulla 16.04, quindi avremo non solo l'interfaccia grafica diciamo di Windows 10, ma la possibilità di implementare anche le app Android, di far girare le app Android direttamente sul desktop. Quindi questo è già un passaggio in più, e eventualmente installare altro software didattico e diciamo professionale per la pubblica amministrazione, tutto quello che riguarda i gestionali professionali. Ecco, diciamo che una volta che si è installato Zorin, diciamo noi dobbiamo fare almeno io faccio delle piccole migliorie per velocizzare un po' il sistema, che sicuramente per qualcuno di voi diciamo, che conosce i classici comandi, diciamo, è una cosa naturale, ecco, di questa cosa qua. Allora, ci troviamo in un ambito scolastico in cui memoria non ce n'è all'interno del computer, abbiamo dei computer obsoleti, i nostri computer hanno più o meno un'età di 10-15 anni, quindi immaginiamoci che insomma, andare a prendere questa RAM in giro è già difficile, poi diciamo, cercare di velocizzare il sistema si cerca di, con qualche indicazione, di darci una mano. Allora, la prima indicazione, ecco, che diciamo, le prime migliorie che io praticamente faccio è chiaramente installare il classico ZRAM per aumentare appunto la portata di swap, diciamo, della RAM stessa. Quindi installando praticamente ZRAM io riesco ad aumentare praticamente virtualmente la memoria che io non ho a disposizione, però riusciamo appunto ad aumentare questa reattività del sistema. Poi viene installato il preload. Preload, sapete benissimo che il preload non è altro che un piccolo, io lo chiamo demone, che mi va praticamente a precaricare il programma. Una volta che io l'ho aperto una volta, la seconda volta mi si apre più velocemente, perché diciamo, pur di occupando un 25% di RAM, poi nel secondo riavvio io ho già la macchina reattiva. Quindi già questo è l'altro, diciamo, miglioramento che viene impostato. E il problema più grosso è che se io ho poca RAM, io cosa succede? Che lo swap, non appena raggiunge il 60% della RAM, lui mi usa direttamente la memoria virtuale. E questo non va bene, perché io voglio utilizzare il 90% della memoria fisica e poi praticamente andare a utilizzare la memoria di swap, perché chiaramente avendo la memoria fisica installata ho una prestazione del sistema. Se io invece vado a utilizzarmi subito la memoria di swap, praticamente il sistema cede e non riesco praticamente ad avere quella reattività che ho con la memoria praticamente reale. Quindi praticamente si va ad diminuire ad attivare lo swap al 10%. Chiaramente andando con dei comandi, andando su Gedit e diciamo inserendo un comando che lo swapness uguale 10, e quindi chiaramente io diminuisco lo swap, quindi velocizzo ancora di più il sistema. Un'altra miglioria che viene installata è il classico Boom, perché con Boom, installando Boom, cosa succede? Mi vado a togliere quei programmi che si auto avviano all'inizio, quindi vado a togliermi chiaramente tutti questi programmi che a me non servono, che faccio un esempio, potrebbe essere il Seine oppure altri software che a me sicuramente non mi possono servire, perché in questo caso lo deve utilizzare lo studente che non ha lo scanner o che non ha altre periferiche attivate, quindi vado a togliere i flag praticamente da questi programmi che si autoavviano e che quindi non solo mi diminuiscono la velocità di avvio del sistema, ma anche mi vanno a appesantire il sistema stesso. Quindi già con queste tre migliorie noi riusciamo ad avere il sistema molto più reattivo rispetto a quello che avremmo praticamente normalmente. Poi, diciamo, io installo, molti mi dicono di installare il Java 8, perché ci sono delle problematiche relative ai gestionali, per esempio, delle scuole. Le scuole praticamente hanno bisogno di questo Java 8, perché
le macchine che usano su server, tutti gli applicativi su server usano il Java 8. Quindi io installo sia il Java 8 proprietario, sia l'Open JDK JDK 8, che non è il 7, quindi siamo già alla nuova versione. Quindi riusciamo praticamente ad avere tutte e due le disponibilità. Nel caso in cui non funzioni l'Open, l'8, abbiamo anche l'altro proprietario, tra virgolette. È stata fatta una miglioria poi nella velocizzazione. Io ho installato per l'avvio Grab Customizer, quindi sinceramente faccio presto, vado a togliermi praticamente, visto che mi esce la schermata il iniziale che mi dà questi 10 secondi di attesa prima di entrare nel sistema, io installo Grab Customizer per altri tipi di configurazione, mi vado a diminuire i secondi praticamente di avvio, li porto a 4, quindi automaticamente ho i 4 secondi se posso voglio andare a fare un ripristino, un recovery mode del sistema, e poi dopodiché li faccio entrare. Quindi già diminuendo questo tempo di attesa velocizzo ancora di più il sistema. Un'altra cosa che avevamo nella scuola, infatti il professore è qui presente, lo può dire, era il fatto che il fine settimana i PC rimanevano accesi venerdì, sabato e domenica. Quindi immaginiamo il consumo, lo stress dei componenti del PC e poi chiaramente i computer praticamente fra un po' di tempo si dovevano buttare, perché chiaramente ormai stavano accesi notte e giorno, quindi non c'era. Quindi ho cercato una soluzione chiaramente per far sì che nel caso in cui i bidelli non riuscissero a vedere che la macchina è in stand-by, che presupponevano che magari era fosse spenta, e andando a agire su Cron Tab, praticamente sono andato a impostarmi un'ora prestabilita in cui fa l'auto shutdown delle macchine tutte insieme. Quindi ho dato un'ora prestabilita alle 7 di sera, che la scuola chiude alle 7, automaticamente la macchina mi fa tutto l'auto shutdown in automatico di quelli del laboratorio, che avendo 30 macchine, cioè insomma andare lì a vedere se il computer è acceso o no, sarebbe stato un grosso problema, perché i bidelli insomma non è che non vanno a vedere effettivamente se le macchine sono accese oppure no. Quindi lo spegnimento programmato è risultato molto utile, in quanto non ci sono più queste problematiche di non solo di consumi, anche di stress hardware, perché chiaramente rimanendo accesi venerdì, sabato, domenica, e oltre ai consumi anche ne beneficia l'hardware, chiaramente che non viene stressato. Quindi ho dato un'impostazione chiaramente stabile, sempre che alle 19 praticamente il PC vada in auto shutdown, quindi automaticamente non ci sono problemi di altra sorta. All'interno sono stati installati appunto dei software praticamente per DSA, praticamente diversamente, che si può, adesso andiamo a vedere. Vediamo qua se mi risponde qui. Eccolo qui. Allora. Qui, come vedete, la schermata suddivisa per chiaramente sì, molto simile a Windows 7. E, la versione Education ha già dei software Education già preinstallati, però io ne installo degli altri, perché anche su richiesta degli insegnanti praticamente mi chiedono di installare questi software. Andiamo a vedere Ara Word. Eccolo qua, questo è Ara Word. Questo praticamente è un software molto richiesto dagli insegnanti, perché appunto è per la comunicazione alternativa, aumentativa. E non è altro che un software con determinati pittogrammi che servono per quei ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento. Quindi ci sono non solo i pittogrammi in bianco e nero, ma anche quelli a colori. Quindi io praticamente andando a scrivere una frase di senso compiuto
automaticamente lui mi va a creare praticamente il pittogramma. Ci sono delle regole per la creazione delle frasi con la comunicazione orientativa alternativa, quindi in realtà viene fatto in un determinato modo, però questo software effettivamente è performante, cioè funziona abbastanza bene, dà dei risultati. Poi ce ne sono una miriade, non è male, tenendo conto che è totalmente open, ecco quello il discorso. Ce ne sono molti molto più blasonati anche negli app store, nei vari app store, che costano anche molto di più, però questa è una buona alternativa. Sì, questo è stato creato praticamente nella zona della Catalogna, il Ministero dell'Istruzione proprio della Catalogna, quindi poi è stato ripreso, era già praticamente in lingua italiana, poi sono stati implementati i nuovi pittogrammi e sono stati implementati praticamente tutti i verbi in italiano, chiaramente con tutte le varie coniugazioni, quindi io quando vado a scrivere, praticamente io sono andato, sa già che diciamo è la coniugazione diciamo al passato e mi crea proprio il pittogramma diciamo suo. Chiaramente posso andare a cambiare e poi eventualmente qui ci sono i vari anche l'immagine successiva, se io vado qua praticamente lui mi dà un'altra immagine, creando qui se posso anche creare un'altra immagine addirittura oltre a questa che magari mi viene proposta, e qui c'è "Io sono andato al mare", quindi praticamente mi legge tutta la frase. Posso iniziare da sopra, mettere la frase di stesso compiuto sopra, sotto, dove voglio, lo posso impostare, posso diciamo esportarmi il tutto in formato PDF, quindi lo posso riutilizzare e posso fare praticamente, posso tagliare, posso incollare, posso anche salvarmi il lavoro, addirittura posso aggiungere nel database eventuali parole che non sono già all'interno. E variare l'immagine. Questo è il dizionario proprio dell'ARSAC, se non sbaglio. ARSAC. Quello ufficiale. Però naturalmente si possono scegliere anche delle immagini. Io lo sto personalizzando, ad esempio per la ragazzina che sto seguendo, e lo personalizzo con le immagini, che sono delle immagini anche tratte dal linguaggio della LIS. Perché in particolare la mia ragazzina ha bisogno di questo. E avendo anche difficoltà, quindi, nel sentire, comunque l'aiuto della sintesi vocale torna molto utile. È un buono strumento, diciamo, sì. Quindi possiamo praticamente creare quello che diciamo quello che vogliamo, quindi con tutte le varie impostazioni posso aprire un lavoro già che avevo già salvato, diciamo posso tornare indietro, annullare praticamente il lavoro, andare avanti, quindi si può tranquillamente dire che questo qui veramente è un ottimo software appunto per questi ragazzi che hanno difficoltà. La parola, se posso, come ho detto prima, invertire, mettere l'immagine sotto, la parola sopra, a piacimento, posso crearmi delle schede, quindi spostarmi come voglio, incollare, e questo praticamente è veramente un software che ha aiutato molto, per esempio col professor Longo abbiamo visto che è un software che va molto per la maggiore. E diciamo che mi diceva il professor Longo che ci sono stati diciamo dei miglioramenti fino all'85% su quei ragazzi che avevano difficoltà di apprendimento. Quindi c'è stato veramente un ottimo. Allora, ci sono degli entusiasmi iniziali quando si lavora con dei software a scuola, quindi c'è sempre una prima parte di entusiasmo con i ragazzi e sembra che ci siano dei gradismi. Poi c'è una fase di appianamento, di livellamento. Io questi risultati però li ho provati soprattutto non tanto adesso, comunque questo lo utilizzo come strumento. L'altro vantaggio è stato l'utilizzo di quel plugin, di quell'estensione per il LibreOffice Word, che è Vox, vero Albano si chiama? Sì. Mi sembra. Ok, anche lì c'è una sintesi vocale, lì l'abbiamo implementato con il carattere, con l'Open Dyslexic per la dislessia. Ho variato l'interlinea, la crematura dei caratteri e tutto quanto, ed effettivamente tramite la sintesi vocale, la possibilità di leggere mentre si scrive, lui legge anche la singola lettera, quella effettivamente è un'altra cosa che funziona bene, dà dei risultati, insomma, nella scrittura del testo. Ecco qui, come vediamo, possiamo cambiare
praticamente le icone, nel caso in cui il ragazzo abbia difficoltà anche visive, il bianco e nero, appunto per il contrasto, andando a mettere sotto io, mi cambia l'impostazione, perché potrebbe essere soggetto femminile, in questo caso, vedete, colori, oppure quello maschile. E questo via via per tutte le altre praticamente parole che noi possiamo creare con questa, con questo software. Quindi questo software praticamente è stato, questo software praticamente è stato creato appunto per aiutare questi, questi ragazzi che hanno delle grosse difficoltà appunto di, non solo di apprendimento, ma anche di diciamo di apprendere questa, diciamo, la lingua. E questo, come ha detto il professor Longo, è stato molto di aiuto per, appunto per, non solo per i professori di sostegno, ma anche per i ragazzi che sono, sono anche invogliati con questi pittogrammi a, diciamo, a, a, diciamo, ad andare praticamente di più, a dare di più di quello che potenzialmente potrebbero dare normalmente creandosi, diciamo, lavorando solamente sul, sul quaderno oppure sul classico testo. E questa è anche una questione di memoria, per una questione anche di memoria, quindi, oltre ad avere una sintesi vocale, quindi, che poi mi riporta a tutte le varie. Sì. Poi un'altra cosa che, come ha detto il professor Longo, abbiamo inserito questa estensione Voxo, praticamente inserita su LibreOffice, che non mi fa altro che, diciamo, la sintesi vocale, in cui io praticamente scrivendo mi ripete praticamente quello che io sostanzialmente, che sostanzialmente scrivo. Quindi basta. Io sono andato al mare. Quindi il ragazzo può scegliere praticamente, qui sulle preferenze si può scegliere la velocità, la voce. Quindi ho 7 lingue, dallo spagnolo, il tedesco, dall'inglese, l'americano, e quindi posso scegliermi anche la velocità di lettura, in questo caso, che può essere utile al ragazzo per ripetere praticamente quello che ha scritto. E anche per il controllo ortografico, anche per l'ortografia, comunque riascoltare la parola. Non solo al vano, adesso non so se può modificare mentre il discorso anche della lettura contemporanea. Sì? Se può adesso impostare un attimo il discorso anche della lettura per ogni singola lettera, sì. Cioè nello scrivere i, o, sono, sì, per esempio questa, qui si può, questa scansione torna molto utile per, esatto, quindi praticamente qui noi possiamo anche impostare, andando qui, lettura per parola, per frasi, per paragrafi, leggi lettera per lettera, leggi lettera per lettera, basta dare l'ok e lui praticamente mi dovrebbe, forse me lo dà in, non sono, mi dovrebbe andare, aspetti un attimo che andiamo a preferenze, no. Forse qui vediamo se me lo dà, no, comunque c'è l'impostazione, adesso bisogna andare sul trovare parola, ok, niente. Comunque si può tranquillamente cambiare impostazioni. Se me lo legge, comunque si può tranquillamente selezionare. Ok. Niente, no da. Probabilmente bisogna cambiare qualche impostazione. Ecco, un'altra cosa molto importante che qui abbiamo è che possiamo esportare il parlato in formato MP3. Praticamente una volta che io ho scritto praticamente una frase... Nello stesso plugin o... Sì. Come si chiama questo plugin? Vox. Faccio un esempio. Quindi seleziono. Io sono andato al mare. Vado qui. Io sono andato al mare. Aspettiamo un attimo. Togliamo qui. E quindi praticamente io ho l'estratto praticamente del MP3 di quello che lui mi ha letto. Quindi una volta che io ho finito la dettatura,
faccio la rilettura, una volta che sia andato bene posso esportare quello che ho scritto in formato MP3. Cosa serve? Serve a far risentire al ragazzo quello che lui ha scritto. Sì, e questo funziona, un'altra funzione molto interessante, sono funzioni che di solito si trovano anche in altri software un po' più blasonati, come può essere il LegiPerMe, ad esempio, per dirne una che forse conoscete di più, di cui avrete già sentito parlare, però l'idea di aver tutto quanto integrato in maniera anche snella, pratica, anche per i ragazzi, a noi servono degli strumenti spesso pratici, non abbiamo molto tempo per star lì anche a imparare per formazione e quant'altro, e quindi ci servono strumenti veloci sia per noi ma anche per i ragazzi. Sinceramente questa è una soluzione discreta, insomma, che va da dei discreti risultati. Adesso non so se è integrato qui l'Open Dyslexic anche come carattere, c'è qui in questa non l'abbiamo vabbè, è un font, per carità, sono tutte cose che possono, una volta che uno ha il pacchetto LibreOffice ovviamente può installare queste cose, però voglio dire è utile avere tutto quanto su una macchina, un sistema operativo come certo. Questo che a noi ad oggi è risultato effettivamente tra i più performanti, perché avevamo un'aula di informatica. Eccolo qui, ce l'abbiamo qui. Eccolo lì, sì. Abbiamo tre font per i dislessici già inseriti, quindi praticamente possiamo alta visibilità, quindi andiamo a scrivere. Si può tranquillamente creare questo tipo di font. Sì, io lascio, ad esempio, personalmente lascio così sempre il maiuscolo, non imposto, non metto mai il giustificato, perché loro possono avere il problema col giustificato, hanno bisogno di vedere la differenza tra una riga e l'altra, quindi li aiuta. Ripeto, sono piccole soluzioni che quasi sempre si possono integrare anche con sistemi operativi più blasonati, ma che integrati nelle macchine che avevamo noi, con l'hardware che avevamo noi, ci stanno dando effettivamente dei risultati, insomma. Cioè è stata una soluzione, direi quasi a costo zero, a parte il tempo impiegato dal signor Battistelle a un po' di implementazione di RAM, perché sinceramente quindi praticamente queste. C'è un'aula di informatica lì nella sede centrale della scuola Media Trissino, che adesso è stata sistemata. Quanti terminali sono? Sono 24? Qualcosa del sono genere? 30, 35, compresi quelli degli insegnanti, quindi sono 35 e sono stati fatti. Okay. Adesso ne abbiamo implementati altri 10 con il suo longo in un'altra Stiamo scuola media. Un work in progress la scuola media dall'altra parte, perché la nostra scuola da quest'anno ha aperto un'altra sede, un'altra scuola media, una distaccata. Fino all'anno scorso c'era una scuola superiore in montagna, la sede del Montagna adesso è stata lasciata libera, insomma questa la scuola Ghirotti, e c'è un'altra, ci sono delle sezioni della media più le elementari. Quindi c'è quest'aula di informatica che, tra virgolette, promiscua, alcuni terminali sono utilizzati dall'elementare e poi noi ci siamo dedicati al recupero di queste ulteriori, sono una decina adesso, vero, di macchine, dove stiamo installando appunto sempre questo sistema operativo. Ecco. Quindi questa, diciamo, complicità di questo, diciamo, questa estensione con l'Open Dyslexic fa sì che praticamente noi possiamo lavorare con l'Ara Word e con questo tipo di software praticamente ad aiutare questi ragazzi che hanno veramente dei grossi problemi. E abbiamo veramente notato che ci sono stati dei grossi miglioramenti in tal caso. E stiamo cercando appunto di implementare altri software, parlando anche con Artyom Zorin, appunto per la parte educational, appunto per quei ragazzi, diciamo, che hanno problemi di disortografia e quant'altro, sempre nel rispetto dell'open source, chiaramente. Quindi è chiaro che noi come scuola siamo molto interessati soprattutto a quelli che possono essere i software. C'era un primo scoglio, che è vero, che è quello che diceva il signor Battistella, la cultura della scuola è un po' sempre incentrata e ancora molto legata ai sistemi proprietari Windows, a parte scuole di grafica dove chi ha la fortuna di avere anche dei Mac da poter utilizzare, però insomma sempre un nucleo ristretto, la tradizione è una tradizione legata a Windows.
E quindi questo come sistema di passaggio è un sistema di passaggio che ben si integra, effettivamente emula. Tra l'altro qui lo vediamo in versione, una versione un po' ripulita, abbastanza diciamo direi discretamente targata Zorin, ma è la prima versione che aveva installato il signor Battistella nell'aula docenti, era veramente con le icone, il Word che rimarca il Word proprio originale, quindi alcuni colleghi veramente non si sono resi conto che si trattasse di software open. Poi quando ci vai, ci stai un attimo lì e ci lavori, ti accorgi, ad esempio ti capita di aprire una finestra, un terminale, dici cioè, perché CMD esatto. Per Windows prima esatto. di andare lì ad aprire CMD, cioè esatto, non ti capita. Sì. Poi ti capita ogni tanto aggiornamenti e si apre un telefono e dici cos'è questa? E allora ti capisci che forse sei vicino all'OpenSUSE, se sei su Linux. Però noi siamo interessati ovviamente a tutti anche i software che possono venirci utile incontro per i ragazzi e che siano open, perché insomma la strada, poi personalmente anche per me la strada è quella. Poi certo non abbiamo tanto tempo, però il discorso sarebbe lungo. Io so che voi avete visto anche dei filmati sull'utilizzo ad esempio di altri software che sono molto interessanti anche per l'impaginazione, visto sul sito del Lug, quella su Scribus se non ricordo male, l'utilizzo anche di Krita, anche Inkscape, Gimp per il fotoritocco. Voglio dire, ci sarebbe, ce n'è anche troppo. Ci concentriamo sulla parte educational. Nella mia scuola ad esempio per molto tempo, e sono comunque software liberamente scaricabili, si utilizzano spesso i software anche di Vanasaki, ma c'è veramente un corrispettivo in versione open, e quindi il signor Battistella lo ha implementato all'interno della distribuzione. Sarà un passaggio diciamo che richiederà un tot di tempo, però insomma voglio dire interessante, ecco, quello che il lavoro fino adesso che è stato. Che altro il gap che ci divide, diciamo noi, del Lug o comunque del software libero da questo mondo, è proprio la necessità di avere dei docenti che ci dicono le necessità. Perché noi certo. con il nostro approccio al sistema operativo, agli applicativi, andiamo per una strada, però i docenti hanno necessità diverse. E il problema fondamentalmente è questo: trovare i docenti che ci dicono mi serve questo, certo. Voi cercate, mi serve questo applicativo, devo fare questa cosa, e poi dalla parte nostra sicuramente ci sono persone che serve fondamentalmente di docenti, qualcuno non so, nella pubblica amministrazione che ci crede e che ci dà la spalla. Io credo infatti che questa sia proprio una strada interessante, una strada che dobbiamo perseguire. Io so che ci sono molti colleghi, parlo anche ai miei colleghi delle superiori, che hanno iniziato da un po' di tempo. Se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che ad esempio al Quadri si lavori con ci siano macchine in cui è installato però Ubuntu. Però parliamo già di superiori, le superiori hanno altri discorsi. Ci confrontavamo anche la settimana scorsa col signor Battistella, ad esempio magari la possibilità di avere anche un tecnico. Questo discorso qui alle medie effettivamente non c'è, dobbiamo essere tutti quanti in grado di poter lavorare con un, ecco perché l'idea di un sistema operativo performante, io Zorin l'ho trovato abbastanza performante da questo punto di vista, senza nulla togliere la grafica. A me personalmente, anche graficamente, l'idea dell'interfaccia di Unity, di Ubuntu, non mi dispiace in realtà da un punto di vista proprio di grafica e quant'altro, però quando ho visto la prima volta questo come era stato sistemato, poi quella barra, adesso non so Albano se può far vedere la barra in basso, ma con clic destro e la modifico come voglio, e diventa già tipo gnom la barra in basso, quindi voglio dire, adesso non so su tema okay. Eccolo qua, esatto, ci sono già molti temi con cui può variare la questo è quindi pienamente configurabile alle esigenze del, diciamo, della persona. L'idea anche di poter utilizzare, scusi se la interrompo, ma perché poi veramente nella scuola sono, perché poi in realtà non è che sono tantissime le funzioni che vengono utilizzate, però uno, avere un sistema che funzioni,
performante su macchine anche vecchie, perché è vero che sì, possiamo cambiare il parco macchine e tutto, però gli strumenti sono quelli, i finanziamenti sono quelli, ci sono macchine che hanno anche un 10-15 anni, è vero. E la possibilità di avere un qualcosa, ecco, l'altra possibilità, utilizzare ad esempio come browser Chrome, sembra essere diventato un po' negli ultimi anni una, tra virgolette, una condizio sine qua non, nel senso che noi abbiamo il nostro account con Chrome e quindi utilizziamo spesso le Google Apps e for Education, e quindi ci scambiamo documenti, anche circolari e tutto. Avere ad esempio la possibilità di utilizzare Chrome come browser e di integrarlo ovviamente ci torna, senza nulla togliere a Firefox, che comunque è performante per altre cose, ma un po' più forse per gli addetti ai lavori piace un po' di più a chi ci vuole smanettare. Chrome invece è un qualcosa di più che torna più utile a noi, proprio perché ci scambiamo circolari, abbiamo un nostro account che è vicenza.net su Google, e quindi però ci va bene in ogni caso, perché poi però in offline dobbiamo poter lavorare anche offline, e quindi LibreOffice va bene, ecco, insomma. In questo caso noi abbiamo deciso di diciamo di installare la versione 64 bit anche in ragione della, diciamo, già questo presentimento che Google Chrome non sarebbe stato più supportato a 32 bit. Quindi avremmo avuto anche questo problema, perché gli insegnanti ci chiedono, io chiedo di installare Chromium, che è la stessa identica cosa, però purtroppo quando c'è questa immagine di questo cromo colorato, l'insegnante già va in panico, perché no, dice no, non è uguale. E tu guardi, è uguale, cambia solo il colore. No, non è così, invece purtroppo dobbiamo per forza installare questo Google Chrome, anche perché insomma, con tutti i vari diciamo flash player e tutte quante queste cose qua, insomma, che a me non piacciono, però chiaramente pur di far entrare, certo, appunto nell'ambiente scolastico Linux, chiaramente si fa, e quindi anche queste Google Apps che molti mi chiedono, ma io devo andare sul Google Apps, puoi andare anche con Firefox, non è che devi andare con Google, cioè, però c'è questa mentalità che Google Apps vuol dire devi andare per forza con Google Chrome, non è così, io allora devo spiegare che piano piano, un passo alla volta. Ecco, qui ci sono altri, praticamente altri, si possono aggiungere appunto altre applets, quindi diciamo è pienamente configurabile a, diciamo, al proprio piacimento la barra. Purtroppo questa barra non è più supportata dal 2010, dalla prossima versione di Zorin 16.04 avremo una nuova barra. Quindi purtroppo dobbiamo lasciare questa barra, che era molto, molto malleabile, diciamo, diciamo stilizzabile, però chiaramente, visto che non viene più supportata dagli sviluppatori dal 2010, quindi abbiamo deciso di cambiare in una più, diciamo, più stabile e molto più con rilasci frequenti, quindi di aggiustamenti. Adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche, c'è un po' gli accessori che sono già di default. Abbiamo il classico backup, calcolatrice, cerca file, dischi, editor di testo, file, gestione di archivi, schermata, chiaramente cattura schermata, tabella dei caratteri, classico terminale, la visualizzazione. Ecco, una cosa che a me non piace è che il terminale stia su accessori. Secondo me dovrebbe stare su strumenti di sistema. Io la vedrei più, è che nella versione di Zorin 11 è stata spostata negli strumenti di sistema, perché il terminale non è un accessorio, ma è uno strumento di sistema, secondo il mio punto di vista. Nella versione Zorin 11 è stato spostato, quindi non si trova più tra gli accessori. Sì, però di default Zorin, diciamo, la versione 9, questa è la versione 9, si porta. Sì, però diciamo che tra la versione 16, diciamo, che uscirà, non sarà più di quella zona lì. Quindi abbiamo la tastiera, chiaramente classica, eccola qui, su schermo. Sì. Adesso dopo andiamo. La webcam, VLC,
Cavaliere Live l'abbiamo appena installato, Brasero di default, chiaramente è il più conosciuto, l'OpenShot per fare giustamente i video, registrazione di suoni, Hitbox. E poi le altre applicazioni sono più o meno quelle che ritroviamo, io sì. Non sono esperto come voi, però sì. Ho visto un po' le distribuzioni, quindi mi sembra che... Ecco, sui giochi però non sono, sono giochi educativi che non, sì. Che non sono qui, uno va a vedere solo il solitario o altre cose, quindi ci sono già il Canagram e ci sono queste serie... G-Complice che è molto conosciuto, e poi di giochi ci sono solamente questi due, perché cioè, l'uomo patata è per la, praticamente la scuola prettamente materna elementare, quindi... E per quanto riguarda la presenza di Wine o Play on Linux... C'è Play on Linux installato, è sì. È proprio necessario, cioè nel senso non porta un po' anche l'utente... a trovare comodo magari a installare comunque colleghi non sanno neanche cosa sia qua. Non è un problema, no? Allora io ho avuto un'esperienza molto allora vedendo che si va verso l'uso del software libero, trovare questa possibilità dell'uso di un escamotage per tornare un passo indietro, ecco, dico ok, so che magari non viene utilizzato, però è presente questo. Allora, molte insegnanti mi hanno chiesto perché volevano installare l'Office 2003-2007 con la licenza originale, perché non si trovavano con LibreOffice. Allora io ho detto, non c'è problema, purché utilizzano Linux, ho detto non c'è nessun problema, potete installarlo con Wine. Come si fa? Gliel'ho fatto vedere. Mi dia il CD originale della licenza, lo installiamo, le faccio vedere passo passo come si installa. Siamo rimasti lì e l'abbiamo installato. Un altro insegnante invece cosa ha fatto? Non mi ha detto nulla, mi sono trovato praticamente la settimana dopo l'Office 2003 già installato. Quindi sicuramente con qualcuno che ha chiesto informazioni, ha detto sì, vai, c'hai Wine, installi, metti il disco, vai avanti, perché basta solamente andare avanti una volta che tu installi e inserisci il DVD, e chiaramente inserire il codice della licenza e poi vai avanti, si auto-installa, perché Play on Linux è molto semplice da installare. E effettivamente mi sono trovato questo Office 2003 già installato, quindi vuol dire che qualcosa si è mosso. Cioè, da un lato mi ha fatto dispiacere che è stato installato l'Office 2003, dall'altro invece non mi ha detto non voglio Linux, ma voglio tornare a Windows. Quindi c'è stato, secondo me, un passo graduale. Dice, nel frattempo continuo a utilizzare Office perché sono abituata a utilizzare Office, però strizzo l'occhio anche LibreOffice perché, visto che non, secondo me è solo una questione proprio mentale, perché non essendo che non conoscono tutti i comandi, e non hanno la formazione, chiaramente dicono io conosco Office e quindi continuo con l'Office, però nel frattempo mi apro anche LibreOffice e vedo, sbagliando imparo, e una volta che ho acquisito questa esperienza anche con LibreOffice, piano piano poi lascio anche l'Office. Un altro problema cos'era? No, è stata curiosa perché di solito anch'io, perché in alcuni ambienti sei obbligato ad usare Windows. Allora io il consiglio che do anche nei sistemi proprietari, cerca di usare il software libero, Firefox, certo. GIMP, Enscape, qualsiasi cosa si possa installare in una multipiattaforma, usatelo. È così che ti abitui anche al software. E vedere che invece c'è anche un sistema contrario può essere curioso, insomma, ecco perché per quello ho detto come mai Wine. Dopo uno non si. Il problema cos'è? Che poi le persone, come in alcuni comuni, in realtà in cui è successo il passaggio del software open source, e poi il ritornare magari indietro in determinate sulle decisioni, per quale motivo poi non è stato molto chiaro. Okay? Per cui non abbiamo molte informazioni anche su questo, perché poi non vengono magari approfonditi i problemi che hanno bloccato le persone a continuare in una determinata strada. No,
Ecco perché ero incuriosito, da, a parte che c'è stata una discussione anche in rete su queste cose qua, parlando con alcune persone. Tipo Bolzano? Che installare un sistema operativo in cui trovi già Wine, in cui trovi la comunità di fare un passo indietro. Ecco, mi sono posto delle domande, per cui è anche interessante vedere un aspetto, cioè, diverso come, come idea, che posso anche non condividere, per carità, però... però poi portare risultati è la cosa principale, insomma, vedere che le persone, oltre ad utilizzarlo, riescono a capirne il significato del software libero, che non è solo l'utilizzo poi, ma proprio anche il sì. perché ha dei fondamenti alle spalle. E io penso che sia interessante proprio questo discorso qua, probabilmente l'idea anche di, anche su sistemi proprietari, di utilizzare effettivamente un'altra strada è questa. Infatti nelle macchine che sono state acquistate l'anno scorso abbiamo iniziato ad adottare siamo passati al registro elettronico, servivano nelle classi delle macchine da poter utilizzare, quindi sono stati presi questi laptop per le classi, e lì di default, tra virgolette, è stato inserito però come pacchetto predefinito il LibreOffice, quindi sul sistema, però su Windows 8.1, quindi per dire effettivamente sì, effettivamente un'altra strada è anche questo. A un certo punto io ti do in dotazione questo strumento qui, è vero, c'è un sistema operativo proprietario, però all'interno ci sono dei pacchetti che sono comunque open, quindi sì, anche questo passaggio c'è, in realtà anche questa cosa c'è all'interno della scuola. In più c'è un altro sistema ancora, ripeto, che è l'utilizzo delle Google Apps, per cui i colleghi, ad esempio, che ci troviamo spesso a lavorare in condivisione di documenti e quant'altro, e li lavoriamo addirittura con il Google Docs, che è un'altra cosa ancora. Quindi questo passaggio di essere un po' più versatili rispetto all'essere legati all'interfaccia del Word classico, dell'Office, del pacchetto Office classico, sta avvenendo in realtà anche questa cosa qui. Se ripeto, sono tutte cose, io prima appunto lo dicevo scherzando sul discorso di Wine, dell'utilizzo di Wine, ripeto, sono cose effettivamente proprio che hanno bisogno del proprio tempo. Però guardate che se ci pensate, siamo qui oggi a parlare di queste cose, e fino a 2 anni fa nella mia scuola era un qualcosa di... Un tabù, era un tabù, anche parlare di Linux era un tabù. È anche vero che abbiamo un dirigente che ha creduto molto, che crede molto in determinate cose, quindi questo ha smosso tutta una serie di ragionamenti, anche l'idea di aprirsi a diverse strade, appunto l'idea dell'utilizzo di un account Google e di svolgere tutto quanto, il discorso del cloud, che è un altro ragionamento ancora, quindi cloud, il discorso dell'abbracciare il discorso open source, quindi dei sistemi operativi di Linux, quindi stiamo viaggiando contemporaneamente, ci stiamo muovendo su più ambiti, su più settori. Bella, la cosa importante che io volevo dire, che all'inizio... Questa è la cosa interessante. Cioè, la cosa importante che volevo dire, che all'inizio io appena ho detto di installare Linux, mi hanno guardato sia il dirigente che anche gli insegnanti, i professori, mi hanno guardato come, dice, ma come, dice, noi abbiamo Windows. Insomma, mi sono trovato un laboratorio che praticamente avevano 2 macchine funzionanti su 25, più altre 4 degli insegnanti pieni di virus e quant'altro, quindi bloccate da 3 anni, relegate, quindi i ragazzi non facevano attività di laboratorio. Quindi mi sono messo in gioco con il professor Cosma, che ha creduto nel progetto. Ho fatto una scommessa, io in un mese li sistemo un laboratorio, quindi siamo riusciti a rielaborare tutto questo laboratorio. Abbiamo acquistato solamente un po' di memoria RAM per portare a 2 giga tutti i sistemi, 2 giga non serve di più, su macchine che hanno 10-15 anni, quindi sono molto reattive ad oggi. Chiaramente installando 64 bit, erano i primi processori 64 bit, chiaramente non abbiamo delle prestazioni che... Dicevo, con un i7 come ci può essere, però testandole, anche il professore qui che si fa il giro anche tutte le macchine per vedere se sono a posto ogni giorno, non c'è nessun problema né di connessione, che invece prima c'era, di banda che veniva suddivisa con la segreteria, adesso abbiamo una banda pulita, non ci sono problemi di virus, sono già installati tutti i programmi educativi, quindi i ragazzi non devono tanto smanettare perché hanno già tutto quello che gli serve a disposizione. Molte attività vengono fatte, come ha detto il professore, sulle Google Apps, quindi utilizzano chiaramente il browser e la banda,
e però tutti quanti riescono a collegarsi, quindi noi abbiamo, quando sono al completo, abbiamo 35 PC che si collegano, più abbiamo la dorsale che si collega alle LIM sopra, più i portatili dei professori che sono all'interno che fanno il registro elettronico. Da quanto avete attivato la cosa, quando le macchine sono funzionanti? Allora, sono funzionanti da agosto dell'anno scorso. Sono già state, esatto, allora abbiamo avuto i primi, sono stati acquistati dei laptop, il dirigente, per fare solo il registro elettronico con macchine con prestazioni, insomma i5, che chiaramente un laptop HP, insomma 600-700 euro, che io avevo sconsigliato perché chiaramente avremmo preso dei computer nuovi e più avremmo risparmiato altri soldi per comprare degli altri. E il problema è che adesso si trovano che avevano installato, preinstallato Windows 8 che si blocca, ha dei grossi problemi, non riescono ad entrare nel registro elettronico, continuano a fare questi riavvii completi di 2-3 ore, perché arrivano la mattina, devono inserire i dati dei ragazzi, quindi noi ci troviamo che sopra, praticamente al primo piano, al secondo piano, abbiamo dei computer che praticamente bloccati, nuovi, di un anno, che praticamente più di qualche professore mi ha richiesto assistenza, dice guardi, mi piali tutto e mi metta a zoning, perché dall'inizio di quando è iniziata questa esperienza, abbiamo iniziato col laboratorio, poi abbiamo provato ad installarlo praticamente in uno di quelli che avevano questi 5 dei professori all'interno di questa aula insegnanti, e diciamo piano piano, da uno siamo passati a due, da due siamo passati a tre, da tre siamo passati a quattro, ne abbiamo lasciato uno solamente con Windows. E noi ci mettevamo praticamente di lato con il professore per vedere qual era l'effetto praticamente che veniva, diciamo, il sorriso oppure l'incazzatura, perché magari non si riusciva più a trovare l'icona di Explorer, perché la prima cosa che vanno a cercare è l'icona di Explorer o di Edge, quella nuova, insomma, che è. Perché se non c'è questa icona di Explorer diventano matti. Quello e poi l'icona di Word, perché sono le due cose che vengono utilizzate spesso. Allora, io ho installato appunto le icone e i temi di Windows spiaccicati, e quindi abbiamo fatto questa prova praticamente tecnica. Sul discorso dei laptop, quella è stata una scelta diciamo di tipo dirigenziale, sulla quale effettivamente non è chiaro che non è. Linux lo devi volere. Io ho visto un vostro filmato interessante dove una serata si parlava di server, se non sbaglio, e effettivamente c'era questa persona che relazionava e diceva ci si può non accorgere di avere Linux su un server, è un discorso. Il passaggio all'ambiente desk è effettivamente un'altra cosa. Quindi questo effettivamente è un fatto, cioè devo spezzare una lancia, perché io posso essere un curioso, io sono un curioso, e quindi ho seguito il signor Battistella su questa cosa qui, insomma. Poi avevo provato ad installare, credo come tutti si inizia installando delle distribuzioni, fino al 2010 le distribuzioni giravano dappertutto, le installavi, dopo con il discorso dell'OS facevi quello che nel 3-4 riformattavi su chiavetta. A me piace un sacco mettere 2-3 distribuzioni su chiavetta, fare brigare. Adesso è diventato un po' più complicato il discorso, lo devi volere ulteriormente. Se vinci queste difficoltà, così diventa una cosa molto molto interessante. Però capisco fortemente, ripeto, i miei, ovviamente, i colleghi, che anche nel quotidiano, perché ne abbiamo veramente tanti ogni giorno, quindi non abbiamo tanto, ed è questo il vantaggio, io lo giro su questo, è questo il vantaggio di avere questo sistema operativo in particolare, perché effettivamente non dà molti molti problemi. Sembra simulare appunto Windows come sistema, e quindi è stata la soluzione, tra virgolette. Poi sul discorso se è meglio tecnicamente acquistare un computer con Windows o che abbia magari Linux o riformare, cioè questi sono discorsi, sono cose che dice legittimamente il signor Battisti. Io
su quello che, su come si muove la mia scuola, non ovviamente sulle scelte. Vengono già preinstallate anche. Ci sono anche dei colleghi che adottano ad esempio dei Chromebook, e quindi pur sapendo questo che vantaggi può avere da una parte e quali altri svantaggi può avere, però sono sempre scelte secondo me molto personali, insomma, ecco, il discorso del poter essere, del fatto che se hai un Chromebook devi essere quasi sempre online, se sei offline, sono proprio dei ragionamenti, ogni cosa pro e contro, ragioni su termini di cloud e hai delle... dei molti pro su determinate cose, hai dei contro, ragioni su, cioè non c'è mai un unico, poi vai a bilanciare, ecco, con... Beh, questa esperienza comunque è importante, perché io ho avuto molti professori che sono venuti da me e mi hanno detto: per cortesia non mi tolga più Zorin perché io mi trovo benissimo. Quindi dopo che hanno visto che il sistema è affidabile, non si beccano più virus, che sono veloci con la rete, perché diciamoci chiaramente, un insegnante, un professore che deve andare a cercare notizie sul web ha bisogno di velocità di banda, che sia veloce il browser, insomma, a caricare le pagine. Con Windows, con erano pieni di virus e tutto quanto il resto, chiaramente erano... Luca, allora devi fare un'altra cosa. Fare un'osservazione su LibreOffice, però tutto mi è una domanda più di un'osservazione. Perché mi risulta, infatti ci si chiedeva un attimo fa come mai dopo vengono disinstallati, eccetera, a me risulterebbe che ci sono alcuni problemi comunque, cioè, l'uso avanzato di LibreOffice, ma anche su funzioni abbastanza, diciamo, tra virgolette banali, tipo il collegamento esterno tra una cella di un foglio, di un file, la cella di un altro file. Per esempio, a me risulta che una volta fatto si è inchiodato, in sostanza non si riesce più a modificarlo. Questo per fare un esempio di un particolare che uso professionale, magari è un'esigenza abbastanza ricorrente, devo collegare dei fogli perché in qualche modo faccio delle analisi, eccetera. Poi sposto i miei file su un'altra posizione, su un altro disco, da un'altra parte, si inchioda tutto, non riesco più a sbloccare la cosa. Questo per esempio è uno dei problemi di base che sono stati risolto ultimamente, ma fino a un anno fa di sicuro non funzionava, anche a livello di programmazione interna, con il linguaggio interno del Basic, cioè ci sono funzioni che possono, con le che non potevano modificare il collegamento. Quindi io capisco benissimo l'uso normale del Write, del Calcare, eccetera, eccetera, che sono splendidi. Però dico, appena ti metti là a dover affrontare il problema un po' pesante, ci sono piccoli dettagli, ma nel commento, fino a qualche giorno fa, il commento era un disastro della cella, ma il commento invece è un ambiente utile per certe applicazioni. No, diciamo che allora c'erano delle difficoltà in passato, sono state difficoltà perché i ragazzi andavano a casa praticamente salvando in formato ODT e non riuscivano a poi convertire a vedere il formato in docs, oppure poi bisogna capire anche che tipo di distribuzione hanno di Office, perché uno c'ha il 2003, non mi riferivo tanto no, no. Quanto al discorso diceva delle celle di in ambiente professionale di adozione, non so, le pubbliche amministrazioni. Beh, sono stati risolti, comunque c'erano dei, come ha detto lei, c'erano dei problemi pesanti, anche sulle macro, sul discorso delle macro con Excel, però sono negli ultimi rilasci so che sono stati modificati, sono stati praticamente risolti esattamente. Addirittura io per esempio sul LibreOffice ho inserito la firma digitale anche con DIC, praticamente che si possa firmare anche, quindi anche per pubblica amministrazione è finalmente aggiornabile, DIC ogni volta è certificato, quindi in automatico mi scarica gli aggiornamenti, quindi anche quello si può implementare. Però sono stati risolti quei problemi, perché anche noi avevamo a scuola, qualcuno aveva installato il LibreOffice, se non mi ricordo, la versione 4, l'iniziale, però su Windows... La problematica può essere questa, è vero che effettivamente ci possono essere state delle, ci saranno ancora probabilmente degli inghippi poi nell'utilizzo avanzato. È vero è anche che per l'utilizzo, ritornando al discorso prettamente del contesto scolastico,
È anche vero che una delle poche difficoltà, è vero che potrebbe essere questa, il discorso dell'estensione, di fare attenzione all'estensione con cui si salva, ma questo passaggio, questo problema c'è già stato quando qualche anno fa col passaggio all'estensione .docs, rispetto, esatto, al, quindi voglio dire, non è, sono cose, però è vero che nell'utilizzo avanzato ci sono state delle, ci possono essere dei piccoli è anche vero che però rilasci delle... Io credo che se LibreOffice serve per una pubblica amministrazione, parlo di una cosa grossa, ci sia anche il supporto di Libre Italia, quindi persone specializzate, sì, che ti curano il problema, esatto, alla radice. È chiaro che la versione di LibreOffice che va in mano a tutte le persone, agli utenti normali o quotidiani. Sì, sì, no, un uso un po' di nicchia, sì, e su applicazioni un po' avanzate di automazione d'ufficio, visto che l'uso normale del datilografo, eccetera. Sono adottato anche dall'esercito, sono sbagliato. Ministero della Difesa. Ministero della Difesa, sono passati LibreOffice, immagino che sia affidabile, perché farò un test, ovviamente anche la fruizione, l'utilizzo è più, viene diffuso da LibreOffice, che sta più forte, esatto, di OpenOffice, che con il tempo migliorerà sempre di più. Beh, io aggiungo che il nostro interesse, scusi Alvaro, che il nostro interesse si è incrementato anche in quest'ultimo periodo, anche perché ci sono delle nuove figure dedicate, proprio preposte al discorso del digitale, cioè la figura di questi nuovi animatori digitali, delle figure all'interno della scuola che appunto dovrebbero essere preposte proprio a seguire determinati progetti. La figura proprio del referente della scuola per il digitale, questo nuovo progetto, una miriade di progetti, questi PON che puntano al discorso dello sviluppo del digitale, le scuole, le cosiddette classi 2.0, recentemente addirittura gli atelier digitali, quindi si sta veramente muovendo, quindi negli ultimi tempi, non solo la secondaria di secondo grado, quindi le scuole superiori, ma anche la secondaria di primo grado, medie, e anche l'elementare, insomma, ecco, quindi hanno avuto probabilmente anche per questo, c'è un incremento di interesse verso queste, e poi insomma, per carità, bisogna crederci, perché comunque il signor Battistella ha fatto un grandissimo lavoro, un po' di apertura mentale, sì. Un'altra cosa mi incuriosiva, il rapporto, visto che questa è l'anima, giusto? Di me o l'anima? Di me? Lim, se ho letto su un articolo che comunque siete riusciti a configurarlo per l'utilizzo del Lim. Sì. Ci sono dei pacchetti che bisogna installare, appunto dipende dal tipo di Lim, non so, Smart, la Smart Board, oppure ci sono le Promethean, ci sono, dipende. Quelle riuscite a farle funzionare. Sì, sì. E non avete mai sentito parlare della WIDOS? Siamo anche consultati. Allora, ci siamo... Io personalmente, scusi... Per essere chiaro sul discorso Lima, io poi personalmente non è che creda tantissimo, io non investirei tantissimo sul discorso Lima, ad esempio all'interno delle scuole, sì, non è un qualcosa che personalmente, ma è una mia idea personale, nella nostra scuola in particolare non tutte le classi hanno la Lim. Mm-hmm. Del discorso della WIDOS ne ho sentito parlare, ci siamo anche confrontati qualche volta, e credo che anche da dove provenga il nostro dirigente avevano anche avviato, forse a San Diego avevano avviato in passato, ho provato di installare su queste linee, però il problema è che WIDOS si è fermato, non c'è più supporto, quindi abbiamo una distribuzione che non viene più supportata, quindi per la scuola io andare a installare una distribuzione che poi ci devo mettere le mani, ci vuole tempo, lavoro, quindi chiaramente... Il problema di WIDOS era che era basato su Ubuntu 32-bit e adesso le macchine Lite, sì, sono tutte... Si andranno 64-bit. Continuano le WIDOS, quindi sono tutte 64, e lì sì, non, più o meno. Però adesso c'è sono di Linux comunque che sostituisce WIDOS, comunque a parte quello... Sì, su di Linux sì, ci siamo confrontati anche con il professore, però su di Linux
è un ammucchiarsi di tanti programmi che effettivamente noi, diciamo per la scuola, chiaramente se io non utilizzo tutti quei programmi, giustamente dice, ma perché devo appesantire il sistema se quei programmi non verranno mai utilizzati? Mi ha detto Stefano prima che sì, serve sapere cosa serve. Cosa serve? E quindi è stato personalizzato, chiaramente di default ci sono già dei programmi educativi, però noi, in base alle nostre esigenze, ne vengono inseriti degli altri. Faccio un esempio, Omnitux, io lo installo quello completo, perché chiaramente va bene per le scuole elementari. Quindi noi abbiamo un sistema che va bene dalle scuole materne fino alle scuole superiori, quindi io installo tutti i programmi, ma quelli che sono prettamente indispensabili ai professori, stabilità, ai insegnanti. Direi stabilità e velocità sono dei requisiti importanti, il sistema deve essere funzionale. Sodi Linux è un progetto di cui ho sentito parlare ancora la prima volta, ero tra i primi anni che insegnavo, deve essere 2005, già c'era una, 2005-2006 doveva esserci già una prima distribuzione. Io non sapevo ancora come funzionava Linux, l'ho buttato dentro come una normale cosa, ho detto beh adesso con un CD, quindi senza fare boot né niente, ho detto beh adesso cosa ci faccio con sta... Quindi no, è da un po' di anni sicuramente che ci lavorano e lo implementano, però dicevo col... il progetto tra l'altro dell'Ara World viene proprio, credo, sponsorizzato sul sito di Sodi Linux, proprio c'è il rimando e il rinvio all'Ara World. Però quello che ci serve, ripeto, è più che altro un sistema operativo, una base, cioè proprio un kernel che sia funzionale, un cuore funzionale, e poi da lì implementarlo come... Infatti dicevo scherzando col signor Battista, sarebbe interessante, sarebbe bello avere la distribuzione, la Zorinos del comprensivo, insomma, voglio dire, una cosa personalizzata. È interessato a distribuire i ragazzi in un CD. Sì, beh, ci stiamo pensando, fare sì, con poi un... Deve essere della chiavetta di avvio proprio col sistema... Oppure anche con dentro. Crearsi proprio una distribuzione, poi col system back crearsi praticamente la distribuzione per poi metterla anche sul sito proprio della scuola, in modo che anche i genitori possano scaricarsi eventualmente. Sì. Però la cosa che volevo puntualizzare, qual è il problema più grosso che trovano gli insegnanti? Che molti... I software su DVD educativi. Zanichelli, utilizzano il software SWF, come si leggono? Come si fa? Allora, dopo che una professoressa mi ha detto mi puoi installare questo programma, che era un CD praticamente di inglese, un DVD di inglese, bene, c'è scritto compatibile con Linux, io lo installo. Non parte, vabbè, c'è l'exe, faccio praticamente, vado su con Wine, configuro che mi parte con Wine, non parte. Non mi riusciva a leggere questi praticamente queste estensioni SWF. Allora, andando alla ricerca sempre abbiamo un software center qui, chiaramente che come quello classico di Ubuntu, sono andato alla ricerca di un programma che mi vada a leggere queste estensioni. E ho trovato questo software che si chiama Gnash. Bene, perché molti applicativi poi che girano su DVD, proprio educativi, che non si possono installare, ma funzionano solo, girano solamente su DVD, quindi non li puoi manco installare. Quindi cosa succede? Che praticamente io, installando questa estensione Gnash, vado direttamente, mi apro il CD, vado là dentro, do l'impostazione predefinita che quei file vengono aperti con Gnash, vado su l'exe, mi faccio praticamente l'applicazione predefinita con Wine, chiudo, riapro e automaticamente ogni volta che io installo, che vado ad inserire questo DVD educativo, praticamente in automatico la macchina mi parte e mi fa vedere questi software praticamente educativi, che chiaramente è una grossa difficoltà. Perché giustamente l'insegnante mi dice, ma sì, se con Linux non mi funzionano i software che io devo far vedere con la LIM o quant'altro, mi prendo il mio portatile con Windows e lo faccio girare con quello. Sì, questo effettivamente può essere un problema, anche perché non so se voi sicuramente avrete anche figli, sapete che siamo ancora molto legati all'acquisto del libro di testo col CD, DVD. Soprattutto lingue straniere col CD, anche se
può avvenire anche in questo caso, in realtà ci sono ormai quasi tutte le case editrici, hanno le piattaforme, hanno piattaforme online e tutto quanto, però in realtà ad oggi ancora molti acquistano col CD. Questo effettivamente potrebbe essere è un po' un problema in alcune situazioni. Posso chiederti cos'è che vieta o che inficia non solo una scuola ma a un gruppo di scuole a creare loro il materiale didattico? Cioè una volta, io penso, una volta creato un libro di storia o qualsiasi altro materiale open, fatto in maniera open, può essere distribuito per tutte quante le scuole e distribuito, invece si elimina quel problema lì del docente che prende un DVD oppure un libro. Guardi, si eliminerebbero anche tutti i libri. Sì. Guardi, le dico la verità che di progetti ce ne sono tantissimi, ci sono anche dei siti fatti di didattica fatti veramente molto molto bene, anche proprio ormai per dislessia e anche, le dico, anche comunque libri di testo che ormai sono fatti molto molto bene, differenziati per varie problematiche e quant'altro. Il nostro problema, come dicevo prima, è un problema di tempo, perché guardate che il tempo che noi facciamo, non so se c'è tra di voi qualche collega, ma veramente la lezione in classe è veramente la punta è il 5% di tutto quello che c'è dietro. Ormai ognuno di noi è impegnato in commissioni, in collegi, quindi in realtà siamo solo, sai, il signor Albano, perché noi abbiamo l'appuntamento del venerdì pomeriggio. Il venerdì pomeriggio io sono progetti pomeridiani che ci coinvolgono, quindi è un problema fondamentalmente di tempi. Dobbiamo ottimizzare, i tempi devono essere ottimizzati. Adesso abbiamo avuto tutto il discorso del curriculum, di rinnovare i curriculi per le competenze e quindi il discorso, quindi ritrovarci in dipartimenti per le competenze. È chiaro che se stiamo facendo quello non possiamo dedicarci alla parte diciamo progettuale, poi correzione, compiti, verifiche, per cui di fatto le dico è un problema soprattutto di tempo. Sì, perché è vero, ma si arriverà, le dico anche che si arriverà a questa cosa qua. Io penso al mio mestiere, al mestiere ad esempio di chi insegna sul sostegno, per quanto le dico, io insegno da 12 anni sul sostegno, mi dicono tutti quanti, ma è possibile che tu non hai ancora del materiale strutturato che va sempre bene, ricicli qualcosa? Le garantisco che sono 12 anni che sto sul sostegno? No, la risposta è no. Io ogni volta devo ricominciare da capo, perché ad esempio sul sostegno è ancora più forte questa cosa. Ogni ragazzo è diverso uno dall'altro e quindi quella verifica che io ho utilizzato l'anno scorso, so che quest'anno dovrò riutilizzarla, però mi aiuta lo strumento, ad esempio il LibreOffice, effettivamente strutturato con quel semplice, mi aiuta, creo già l'MP3 e quindi mi snellisce, non mi devo complicare la vita con leggi per me, entro con leggi per me, butto lì il testo, faccio, taglio, già mi semplifica in qualcosa. Ma ci arriveremo, però è una cosa un po' lunga ancora, quel discorso dei... Ecco, quindi praticamente questo sistema l'abbiamo adottato per molteplici fattori. Oltre a richiamare la struttura classica di Windows, ci sono altre particolarità che lo contraddistingue. Non solo il look change, che io posso riconfigurarmi il sistema in base alle mie preferenze, ma anche... ci sono anche dei temi in cui io posso cambiare. Per esempio per la versione 9, io sono adesso nella Lite, posso cambiarmi praticamente nel blu. Quindi avrò praticamente il mio menu già riconfigurato con questo colore. Oppure Dark, e lui praticamente automaticamente mi riconfigura. Eccolo qua. Nella versione 11... e nella 12 che uscirà sono state implementate anche le cartelle, quindi abbiamo la possibilità di switchare le cartelle in base alle preferenze di colore che noi vogliamo: arancione, verdi, nere, alto contrasto, quindi ci sarà la possibilità di creare queste preferenze. Quindi questo tipo di sistema che hanno adottato è molto funzionale anche per quei ragazzi che hanno difficoltà anche visive di colore, di questa roba. Quindi anche il professore abbiamo adottato questa distribuzione, oltre ad avere queste varie diciamo tipi di sfaccettature proprio grafiche,
ed essendo poi, abbiamo praticamente guardato bene, molto veloce rispetto all'Ubuntu classico, perché noi avevamo anche difficoltà, abbiamo provato in passato l'Ubuntu, però la pesantezza grafica che ha, molte volte la macchina si pianta, veramente si piantava. Invece basando su GNOME Environment, ovviamente questo qui è il sistema, secondo me, che come primo approccio, non solo per le scuole ma anche per la pubblica amministrazione, tant'è che poi adesso con Bruno siamo stati lì, tu hai visto, con l'assessore Zanetti, e il quale adesso si implementerà appunto il Comune di Vicenza, ha già sette macchine pronte, le sta già testando, hanno gli applicativi in Java che su macchina, quindi su server, quindi non ci sono problemi. Io gli ho consigliato di installare l'Open JDK 8, di provare, perché non l'hanno ancora provato l'8, il 7, ma non andava molto bene, però di installare l'8. Però sono stati convinti, perché mi hanno chiamato un giorno, io sono andato in comune, ho configurato la macchina, sono stato 3 ore e mezza, perché chiaramente mi hanno detto non funziona, certamente aveva 500 megabyte solo di aggiornamenti, poi dopo ho fatto tutto il lavoro dopo, praticamente altre 3 ore di lavoro mio. Quindi chiaramente c'è stato veramente un interesse da questo punto di vista. E quindi ero lì con i tecnici del CED che mi hanno chiesto anche effettivamente dei consigli, quindi avevano già fatto delle prove con Ubuntu, però non erano andate a buon fine. Il problema è il fatto che loro hanno queste persone che hanno un'età di 40-50 anni, che da un tratto all'altro passare da un sistema proprietario che è Windows a passare praticamente a Linux, veramente c'è una grossa difficoltà. Però avendo in aiuto, torno in aiuto, questa interfaccia grafica che praticamente è similare praticamente a Windows 7, i comandi sono quelli, più o meno sono quelli, chiaramente loro ritengono che ci sia veramente una spinta proprio in quel senso di sostituire le macchine del comune. Chiaramente sarà una cosa progressiva, però nel frattempo è l'importante che ci sia stato un inizio, perché da lì in poi si iniziava con la parte diciamo anagrafe, perché l'assessore ha detto che avrebbe iniziato con l'anagrafe e poi ufficio statistica, e poi sarebbe andato su praticamente nelle altre postazioni. Quindi per noi è anche una vittoria, anche con Bruno che era presente, quindi come presidente appunto del LUG Vicenza, e anche non solo per farci conoscere, ma anche per spingere la gente appunto a provare Linux, perché se uno magari diciamo installa la classica distribuzione Ubuntu con il launcher praticamente classico, non si trova più i programmi, dov'è il menu, non si capisce più niente, allora chiaramente desiste ad utilizzare Linux. Questo secondo me è una via di mezzo. Diciamo, da Windows vuoi passare a Linux, questa è la via intermedia. Dopodiché, una volta che tu hai acquisito tutta la tua esperienza e quindi vuoi fare dell'altro, vuoi capire il terminale, quali sono i comandi, allora lì poi c'è il passaggio. Chiaramente ad altre distribuzioni molto più impegnative, anche per quanto riguarda di programmazione e quant'altro vale. Però secondo me questa è la distribuzione diciamo azzeccata praticamente per la pubblica amministrazione. L'unica cosa che io ho chiesto appunto a Artion Zorin, che stiamo adesso implementando praticamente diciamo ulteriori diciamo migliorie al sistema, è appunto per la parte educational inserire le altre tre interfacce, quindi il macOS, Unity, basato su GNOME però, non è Unity classico, e poi la parte Windows 10. Quindi implementeremo anche diciamo l'interfaccia Windows 10 per avere queste 6 interfacce diciamo di default che si hanno sulle business e le ultimate. Quindi abbiamo la possibilità di avere 6 interfacce grafiche, che praticamente uno che arriva per esempio a un Mac lo può utilizzare tranquillamente, c'è il passaggio ovviamente con la dock bar classica di macOS. Se c'è Windows 7 ce l'abbiamo già di default, Windows 10 adesso ci stiamo lavorando, addirittura verranno implementati ulteriori, ci stiamo lavorando per quanto riguarda l'avvio di queste app praticamente Android, che ci sono molti applicativi diciamo per l'educazione. Non, tra virgolette,
virgolette, un po' una mia fissazione, nel senso che negli ultimi anni sono state sviluppate molte applicazioni che tornano utili, soprattutto quelli per la CA, per la comunicazione aumentativa alternativa, perché c'è l'idea che il tablet, giusto o sbagliato che sia, che il tablet possa influire molto positivamente sull'utilizzo di queste, e quindi molte applicazioni sono presenti nel Play Store. Allora chiedevo al signor Albano, ma non c'è una possibilità effettivamente, adesso abbiamo anche visto che so che ci sono alcune distribuzioni, ultimamente RemixOS, che sembra proprio andare ad emulare, o la piattaforma Android X86, però di fatto nell'installazione sono ancora progetti abbastanza, certo che se qualcuno su una cosa come questa mi permettesse anche di implementare le applicazioni della lì, sarebbe proprio, saremo al completo, insomma. Beh, come vedete abbiamo 1,5 GB di memoria RAM, cioè sugli altri io le ho portate 2, ma già il sistema è reattivo, non avendo insomma computer di ultima generazione che chiaramente sarebbe molto più performante di questo che abbiamo. Quindi è a 64 bit, come vedete, e chiaramente noi abbiamo appunto visto che il giusto rapporto 2 giga di RAM, la parte 64 bit, appunto per sostenere, come dicevi tu Stefano, il fatto che adesso tutti i programmi nuovi escono solo a 64 bit, quindi il supporto a 32 andrà un po' a scemare col tempo. Quindi abbiamo già distribuzione pronta per tutti quanti gli aggiornamenti futuri di 64 bit. Quindi anche lì partire una distribuzione e andare avanti su quel passo, altrimenti avessimo avuto a 32 bit, saremmo stati poi bloccati da questi tipo Google Chrome che sì, non viene più supportato, altri programmi che non venivano più rilasciati gli aggiornamenti, quindi chiaramente ci sarebbe stata una grossa difficoltà per noi in tal senso. Quindi secondo me diciamo questa distribuzione è il giusto compromesso per iniziare l'avventura, ecco, nel mondo Linux, da chi praticamente non ha mai masticato questa esperienza prima, non solo nelle scuole ma anche nella pubblica amministrazione, perché questo si sposa bene nella pubblica amministrazione, perché se noi diamo chiaramente, come hanno provato il Comune di Vicenza, un Unity classico, la gente mi va in panico perché non mi trovo più i comandi, non mi trovo più i programmi, sono tutti all'interno, devo andare sopra a cercarmi dov'è, oppure devo mettermi sotto, cioè, chiaramente diventerebbe impossibile avere una soluzione del genere. Poi diciamo che come problematiche io non ne ho riscontrate, non ho mai avuto blocchi. Questo sarebbe il passo successivo interessante. Voi siete da un anno che lavorate su questa cosa, e già questo. Abbiamo già un feedback su questo. Esatto, come socio del blog, per me è una cosa, cioè vedere che qualcun altro si muove, insomma, ci sono tanti blog dell'Italia, c'è tanta gente in giro per il mondo che cerca di fare qualcosa, però poi vedi che anche fuori dalle linee c'è anche qualcuno che entra poi in un sistema un po' più ampio, diciamo il sistema quotidiano, è la cosa più interessante. La cosa bella sarebbe vedere dove trovate le difficoltà, segnarle e poi capire anche in altre situazioni che saranno quelli problemi che andranno ad affrontare, come può essere un'altra scuola, un'altra amministrazione pubblica o quant'altro. Ecco, abbiamo avuto un registro di difficoltà, ecco. Ecco, un problema grosso che io ho avuto è stato con Google Chrome. Google Chrome di default mi frega l'accelerazione hardware. Il primo avvio mi blocca completamente il PC, ho dovuto spegnere il PC e riavviarlo. Ho tolto l'accelerazione hardware perché, avendo un hardware molto datato, lui cosa fa di default? Mi attiva l'accelerazione hardware per velocizzarmi il caricamento delle pagine. Però, avendo un hardware molto vecchio, mi blocca il PC, mi bloccava la GPU, se la dava a lavorare sulla GPU integrata, praticamente mi bloccava il PC. Tutti i PC. Quindi, dice, qual è il problema? Perché con Firefox non me lo fa e con Google Chrome me lo fa? Mi bloccava il PC, quindi sono riuscito a risalire al fatto, sono andato nelle impostazioni, ho tolto questo flag di accelerazione hardware e quindi poi abbiamo risolto il problema. Sì, l'altro poi piccolo problema che abbiamo avuto, che è durato per un tot di tempo, era il discorso, no, onor del vero, dopo tutto quello che va bene, anche le cose che effettivamente, ad esempio il problema tastiera, anche questo è un annoso problema.
cioè a ogni diciamo, aggiornamento c'era questo problema di dover rimettere la tastiera, reimpostare la tastiera italiana perché andava di default in inglese, che però è una cosa che, voglio dire, è lì, il tasto era comunque lì, però uno entra dentro in aula di informatica, entra con una classe, vuole, non lo sa, è il discorso solito che facevo prima di sapere, comunque devi avere un rodaggio su un sistema operativo, non lo sai, effettivamente porti la classe, deve essere operativa, deve essere tutto operativo e cavolo ti blocchi. È lì, i tuoi 50 minuti te li stai giocando perché non sai di fatto come... Abbiamo sistemato, ecco, perché ogni volta che si facevano gli aggiornamenti di kernel mi andava a sovrascrivere praticamente la modifica che io avevo fatto e praticamente invece, quindi praticamente diciamo, poi dopodiché sono riuscito a risalire quelli in basso, sono andato lì, ho fatto delle modifiche, ho tolto la lingua inglese e quindi abbiamo risolto il problema, ma era questione di piccolezze, però chiaramente il problema c'era, l'insegnante era lì alla porta che mi aspettava, dice non funziona la tastiera, però chiaramente siamo riusciti a risolvere, adesso a fissare tutto il problema, quindi questi erano due grossi problemi, tra virgolette grossi, che abbiamo riscontrato, però col fatto di Google Chrome succede parecchie volte, non solo su Zorin, ma anche su altre distribuzioni, che molti non vanno a vedere che c'è praticamente flaggato l'accelerazione hardware. Già di default loro lo fanno perché per far vedere che magari è più veloce di Firefox, però chiaramente andando ad agire sulla GPU, che è una GPU molto vecchia, chiaramente mi blocca il PC. Questo è stato un grosso problema. Poi per il resto non abbiamo avuto nessun problema. Per altre... Sì, beh, cerca Siram disperatamente. Onestamente mi sono reso conto, ho imparato questo. Io non me ne intendo come voi, però ho anche imparato che, insomma, due giga di RAM servono perché altrimenti rischiamo il tracollo. Anche l'SSD adesso può aiutare anche su macchine se sono PC fissi. Può essere il passo successivo. Con evitare i muti e in casa, sì, l'SSD e le prestazioni aumentano un po'. Beh, calcoliamo che noi lì su tutte le varie macchine non sono tutti hardware uguali, calcoliamo anche che sono hard disk molto vecchi, cioè di vecchia generazione, però riusciamo ad avere lo stesso, esatto, riusciamo ad avere una prestazione molto elevate, cioè questo ha un giga e mezzo, sulle altre macchine desktop giustamente molto più prestazionali abbiamo 2 giga di RAM. Ecco, tieni conto che l'SSD conta bene in base al tipo di programma che si fanno girare, che se un programma che lavora molto in RAM, l'SSD usa un beneficio. Esatto. Se invece un programma che swappa oppure lavora molto su file system, l'SSD lì ti cambia da giorno alla notte. Esatto. C'è anche una valutazione. Io spegnimento. Sicuramente sì. 10 volte più veloce, sicuramente, e forse anche di più, perché se sono hard disk vecchi, anche di più di 10 volte. Beh, infatti fino a quando durano noi li facciamo durare, dopodiché... Ma sono abbassati i prezzi, si parla di una quarantina di euro, 120 giga, non sono neanche prezzi, aumenti, cioè l'impressione di avere una macchina più veloce ce l'hai cambiando la disk più che aumentando la RAM, cioè magari qualche programma non gira su poca RAM, ma l'impressione, l'impatto di lavorare su una macchina con un hard disk stato solido, un disco stato solido piuttosto che un hard disk classico, c'è un abisso di differenza, un abisso. Cioè, se tu utilizzi una macchina con uno stato solido non torni più indietro, sicuramente. Però c'è anche una cosa da dire, che adesso inserendo la distribuzione 9, quindi LTS, praticamente noi andiamo fino al 2019, nel frattempo ci programmiamo quello che dobbiamo fare, nel senso che eventualmente ogni anno facciamo sostituiamo due PC, acquistiamo due PC, però sono due PC, non sostituisco 25 macchine o 35 macchine contemporaneamente, perché il problema della scuola è acquisto le macchine nuove e tutte le macchine diventano vecchie contemporaneamente, non c'è un ricambio ogni 3 anni, mi compro 2 macchine in modo che c'è sempre questo ricambio. Nuovi e tutti vecchi, e quindi quando sono tutti vecchi in questo caso noi dobbiamo buttarli via, perché chiaramente devono essere macerati.
l'idea di quello che dicevamo prima mi farebbe quasi piangere un po' il cuore, perché è come prendere il motore di una Ferrari e metterlo all'interno di una, di una 5, per certi versi di una 500. Il visto comunque non è una parte non riutilizzabile, nel senso, se è un decker PC con uno stato solido all'interno, demolisci l'hardware. Ma si possono sempre fare le prove su uno e poi dici vai avanti anche 2-3 anni con 10 macchine. Comunque 350 euro, comunque con 350 euro adesso hai un computer, insomma. Con i tre. Faccio un esempio. Io ho ordinato 3 PC per la scuola da One Click, praticamente in verità online. Funzionano da Dio. Insomma, un i3 4170, ancora, l'ho ordinato ancora 8 mesi fa. Ho installato Zori, rigorosamente Zori. Però dico, un terabyte di hard disk a una scheda madre MSI prettamente certificata per Linux, 8 giga di RAM di memoria. Alimentatore da 500 watt, insomma, 359 euro, cioè, meno di quello non si trova in giro. L'espedizione non me l'hanno messo in conto, ne abbiamo acquistati 3-4 col comitato genitori, sono arrivati in 2 giorni, li hanno assemblati pronto per noi. Addirittura ti chiedono quale distribuzione vuoi mettere, e te la installano loro a costo zero. Quindi diciamo 359 euro è una sciocchezza, diciamo, che con l'hardware che cioè, 8 giga di RAM. Quindi se uno volesse virtualizzare la Windows, che ha la licenza originale che loro hanno, Windows 7, la possono virtualizzare tranquillamente con 8 giga. Io penso che si possa fare anche questo, se loro hanno le licenze rimanenti, diciamo Windows 7 che ce l'hanno là da buttare, che magari hanno un software particolare che funziona solo con Windows. Allora in quel caso lì dico sì, ho acquistato un software che magari tipo un CAD particolare, un software CAD che hanno acquistato, non so, 10.000 euro, faccio un esempio stupido. Allora lì sì, dice, non butto il software, ce l'ho, lo posso riutilizzare, c'ho la licenza originale, comunque virtualizzo Windows e lo utilizzo, insomma, con 8 giga si può fare anche questo. Scusa, posso una domanda di informativa? Lei sviluppa software e gestisce sempre tutto questo sistema? Le dite mai dietro il livello di sistema operativo? Sì, no, io diciamo che io sono in collaborazione con questo ragazzo di 20 anni che ha iniziato la prima distribuzione a 13 anni. Quindi ha voluto creare questa distribuzione per aiutare il fratello che andava a scuola e non voleva avere Windows, ma voleva avere una distribuzione simile a Windows. E quindi ha cercato di ricreare questa impostazione del classico di Windows. Quindi lungo andare, si è sempre più perfezionata, ha visto che c'era questo riscontro da parte dell'utenza, e quindi praticamente sono state create praticamente le migliorie. No, qui è tutto open source. Assolutamente sì. O dopo averla installata, chiaramente ci sono delle migliorie che io faccio all'interno. Ci metto le mani al kernel, ci metto le mani giustamente. Ma una volta che sono state fatte queste migliorie, anche gli aggiornamenti, si impostano aggiornamenti automatici, quelli di cose, quindi non devono nemmeno mettere le mani perché vengono installate automaticamente. Quindi non ci sono manutenzioni per dire devo stare lì ogni 2 mesi col tecnico che deve vedermi il PC per cosa non ha. Quindi le installazioni di sicurezza se li fa in automatico, lo slotto spegnimento, la macchina si spegne dopo la sera alle 7, abbiamo impostato le 7, e poi tutto il software è già inserito, quindi quello che loro serve, se lo vogliono c'è il software center, possono scaricarsi quello che vogliono eventualmente se devono trovare. Però la parte dei software proprietari, che sono quelli tipo di inglese che diceva il professore prima, mi sono cervellato un attimo per trovare una soluzione per fare l'avvio di questi software, perché chiaramente finché me lo installa un discorso me lo faccio l'avvio direttamente da c'ho l'icona e avvio il programma, ma quando mi girano solamente su DVD lì ho trovato questo problema qui. E molti professori mi hanno detto no, se non funziona, ha detto mi prendo il mio portatile con Windows 8, me lo metto dentro e faccio funzionare. Allora, esatto, invece installando questa estensione praticamente sono riuscito a far partire anche questi software, che
insomma era, non è nuovo, il Gnash non è nuovo. Gnash dell'ospedale, è tanto cinema. Adesso ho cercato l'università, c'era praticamente usano questo software e sono riuscito a leggermi i raggi No, ma ci sono comunque del, adesso abbiamo risolto il problema della, ciao Bruno, grazie Bruno, ciao. Quindi abbiamo risolto anche il problema della tastiera, che diciamo che era una stupidaggine, però chiaramente non è che posso essere a scuola ogni giorno. Sono cose importanti, perché dopo alla fine anche noi, quando facciamo il Linux Day, ci troviamo a portarci con il pubblico, le persone che vogliono approcciare sia Linux, vedi le difficoltà principali, come il discorso della tastiera può essere banale, ma alla fine sono dei problemi che dovremmo listare e che poi troveremo di nuovo in altre situazioni. Beh, diciamo che il problema, per esempio, le domande classiche sono c'è Firefox? Le domande classiche, Linux, posso usare Firefox? Dico, i professori, le prime domande sono queste. Posso andare a leggermi la posta elettronica? Posso usare, c'è un Word? Cioè, sono le tre domande classiche, perché se non c'è la rete, il PC non funziona. Se non è collegato a internet, praticamente per il professore, diciamo, non va. Il PC non va. Ormai sì, effettivamente la nostra idea è quella della connessione anche per i cloud circolari e quant'altro, ci arrivano effettivamente nella nostra casella, e quindi in Drive abbiamo i vari documenti, le varie cartelle. Le altre cose però sono cose, anche voglio dire, in un passaggio sono cose normali, ad esempio per aprire PDF, scaricare, ho scaricato, dove è finito, dov'è? Cioè, voglio dire, ripeto, c'è un training di apprendimento, va bene, ma cioè, non è una cosa, voglio dire, sono cose che gradualmente si fanno, non le reputo. Il discorso già tastiera magari un po' più così, perché effettivamente ti perdi una lezione, entri di dentro, entri con la classe, beh, e adesso come faccio? Perché lì c'è il discorso dell'inversione proprio dei tasti, il problema non è neanche solo la tastiera, il problema è che al punto corrisponde la sbarra diventa l'altro, cioè quello effettivamente è stato un... E poi il discorso CD, quello è vero, devono essere, noi abbiamo ancora tanti libri di testo con i CD dentro, quindi devono essere, si devono poter vedere. Cioè, grazie a tutti.